Impianti di rifiuti e Sarno, zona satura. Il TAR di Salerno ha dato ragione al comune di Sarno, respingendo l'ennesimo ricorso contro le delibere del comune della provincia di Salerno, che hanno dichiarato l'area della città dei Sarrasti zona satura per quanto riguarda gli impianti di rifiuti e che quindi impediscono alle imprese di costruire ed avere permessi per ulteriori impianti. L'atto deliberativo approvato dal comune di Sarno e dal comune di Battipaglia e poi recepito dalla provincia di Salerno è davvero unico in Italia, ne abbiamo parlato con l'assessore Eutilia Viscardi. Rifiuti nell'area industriale, il TAR dà ancora una volta ragione al comune e alla provincia. Sì, fortunatamente continua questa serie di pronunce favorevoli al comune, in questo modo blocchiamo nuovi insediamenti di rifiuti. È una delibera praticamente unica in Italia, in cui pochi credevano. Tant'è vero, basta leggere le motivazioni del ricorso in cui l'avvocato della controparte dice che è una delibera nulla, illegittima, perché il comune di Sarno non poteva decidere se mettere nuovi impianti oppure no, perché effettivamente la competenza è regionale. Però noi abbiamo fatto presente con la provincia che questa è un'area satura, che i cittadini già stanno soffrendo per le emissioni d'origine, anche se quella è una zona industriale, tuttavia per il momento le delibere reggono e blocchiamo i nuovi insediamenti. Di fatto state prendendo delle grandi responsabilità con questi atti, non da ultimo insomma anche l'ordinanza per quanto riguarda un'altra azienda di rifiuti nell'area industriale, è una responsabilità importante? Sì, è una responsabilità grossa che molti sottovalutano, perché parliamo sempre di attività produttive che hanno un certo reddito giornaliero mensile, quindi bloccarle in un certo senso equivale a fare dei danni monetari che potrebbero essere quantificati. Quindi il sindaco ha grande coraggio quando firma queste ordinanze, così come il consiglio, che poi alla fine all'unanimità ha votato questa delibera, ha avuto un grande coraggio. Salvaguardare l'ambiente, salvaguardare la salute dei cittadini, queste sono le colonne portanti delle azioni di questo momento. Sono le colonne portanti, a volte hai anche il dubbio di fare poco, perché quando poi leggi che molte persone soffrono effettivamente, anche perché non c'è una legge che definisce questo benedetto limite delle emissioni d'origine, ti vengono anche, diciamo così, dei problemi, perché sai che potresti fare di più, però la normativa ti blocca. È una lotta dura che dovrebbe coinvolgere anche le autorità regionali e nazionali.